Coda polemica in chiusura alla seduta del Consiglio Comunale di Aversa, che ha approvato il bilancio di previsione con 21 voti a favore, 7 contrari e un astenuto. Protagonista il sindaco Domenico Ciaramella, che ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e mandare un segnale preciso a quel gruppo di consiglieri del Popolo della Libertà che ha cercato di mettersi di traverso nell'ultimo periodo, ostacolando il confronto e arrivando addirittura a cercare di raccogliere le firme per sfiduciarlo. Sono arrivato fino a questo momento con la coscienza a posto e, per grazia di Dio, ho la stessa dignità di quando ho messo piede in questo comune. Quindi non cambia perfettamente niente, ma io non mi faccio travolgere da nessuno. Fino a poco fa non ho parlato di dignità. Anche nel mio partito non ho parlato di dignità. Ho detto che certi provvedimenti io li avevo presi perché convinto di prendere certi provvedimenti. E non tornavo indietro, non per motivi di dignità, ma perché ritenevo che quei provvedimenti andessero presi. La contropartita la conosciamo tutti, facciamo finta di tutti. Allora stasera ritengo che abbiamo fatto finta ancora una volta. Nessuno ha avuto il coraggio di prendere delle decisioni perché evidentemente hanno paura della città. Ebbene, io da questo momento darò conto solo alla città di Aversa, solo ai cittadini di Aversa e solo a quei consiglieri, è chiaro, che hanno intenzione di andare fino alla fine e fare la politica con la P maiuscola. Parole che mandano in secondo piano l'approvazione del bilancio, preparato dall'assessore Pasquale Diomaiuta e emendato dai consiglieri di maggioranza che sono riusciti a bloccare l'acquisto del Teatro Cimarosa. Non era facile, ha spiegato Diomaiuta, perché tra i tagli e la normativa in continua evoluzione abbiamo rischiato di vedere ad Aversa un commissario ad acta. Oggi invece possiamo esultare per un documento che garantisce il pareggio di bilancio ai servizi. Da oggi però si tornerà a parlare della questione giunta e dell'ormai improbabile ritorno nell'esecutivo di Della Valle e dello Vicario.